Questo programma è offerto da Farina Tam, Tonno Pinna Gialla Mare Blu, Latte Fresco Parmalat, Panificio Priore, Prosciutto Crudo San Leo Carpegna, Prosciutto Cotto Alta Qualità Beretta, Speck Affumicato Citterio, Mortadella Oro Levone. Offerte dei supermercati Convi valide fino al 9 aprile. Milk, formaggio fresco a 79 centesimi. Formaggino mio Nestlé, 99 centesimi. Fruttolo Nestlé da 6 vasetti, 1,29 euro. Yogurt Parmalat da 2 vasetti, 54 centesimi. Minestrone tradizione Findus, 1,09 euro. Sofficini extra croccanti Findus, 1,79 euro. Pizza del sole margherita, 99 centesimi. Tonno pinne gialle in olio d'oliva mare blu, 1,89 euro. Tutto questo e tante altre offerte nei supermercati Convi. Supermercati Convi, la differenza in evidenza. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. La pasta fresca di Vella nasce dal cuore del chicco di grano duro ed è interamente prodotta in atmosfera protetta. La semola e l'acqua sono le materie prime che formano l'impasto. Attraverso gli stampi nascono tutti i formati di pasta fresca di Vella e nelle confezioni trasparenti arrivano dritti sulle nostre tavole. Di Vella, passione mediterranea nel mondo. Il caseificio Delizia S.p.A. è molto attento a questi mutamenti di gusti, mantenendo così intatte le tipicità regionali pugliesi, prodotti solo da latte fresco, che grazie alla manualità dei nostri maestri casari creano dei veri gioielli del gusto. Una rete distributiva efficiente,
che garantisce sempre assoluta freschezza del prodotto delizioso. Sì. È vero. Stiamo parlando delle trasferte. Anzi, visto che parliamo delle trasferte, voglio salutare Mario Di Corcia. Mario Till Papanon. Lo voglio salutare. Idolo assoluto. Esatto. Oh. Le trasferte, perché parliamo delle trasferte? Perché non si sa ancora se si può andare a Caserta oppure no. Se ce l'hanno vietata, non ce l'hanno vietata questa partita. Però ci vorrebbe. Ma perché a Foggia li fanno venire e poi quando dobbiamo andare... Tipo i tifosi del Benevento sono venuti. Anche quelli della Casertana. Non ho capito, noi siamo buoni. Neanche quello che siamo buoni, è proprio che loro hanno paura, soffrono il nostro tifo, perché dici questi vanno a giocare da soli. Sentite, il Foggia sta tornando e tutto. Mi raccomando, ragazzi, una partita importantissima sabato. A Caserta, la Masfragana. Si può dire la Masfragana, fondamentale. Comunque. Mi raccomando, sempre nella correttezza. Io me però daccio una capocetta a qualcuno. Sì, vabbè, andiamo. Oggi regaliamo delle fantastiche tazze da caffè, sempre di Ferrarini. Ha fatto le tazze da caffè. Fantastiche. Oh, a questo signore. Possiamo regalarle una tazzina da caffè? Fa più male che bene a me il caffè. E ci mette dentro la medicina. Ma solo la tazza allora. Ah, solo la tazza che beve. E il caffè? Prego. Grazie. Il caffè. Come dicevo, il caffè mi rende nervoso. Non nervoso. Non lo posso bere perché sono un trapiantato di fegato. Allora, la tazza per ricordo. Ci può mettere lo zabaione. Lo yogurt. Come fa colazione lei? Solo il latte. Marmellata. Insomma, è buona, una bella colazione, insomma. Guardi, questa comunque va bene per il latte, perché un po' di latte. Tanto per assaporarlo dice è buono. Esatto. Tutto quando è gratis, se fosse pure un bis. Esatto. Vuole fare un saluto a qualcuno? Arrivederci, buona giornata. E forza Foggia. E forza il Foggia. Bravo. Dovrebbe vincere il Foggia. Deve vincere a Caserta, ma deve vincere. Caserta. Potrebbe dire ai nostri tifosi, oh, a Caserta la Masfraganà. Lo dica. A Caserta dobbiamo strofanare, com'è? La Masfraganà. Ha ragione. Va bene, grazie mille. Grazie mille a questo signore. Lello. Si apre un nuovo capitolo della vita di Lello. Si apre un sipario proprio, nella vita di Lello. Sì. Lello, innanzitutto vogliamo far vedere il panino che mi hai appena fatto. Cioè, eccolo qua, siamo pronti. Panino che vale per la Pasquetta. Panino da Pasquetta, trasferta, Natale e Capodanno. Eccolo qua. Vabbè, basta far vedere le dimensioni. Ecco qua, Stefania, sì. Questo è il panino di Piero. Sì, vediamolo. Eccolo qua. Perfetto. Non c'è niente, no. È ipocalorico. È un panino di soia. È ipocondriaco. Vabbè, Lello, cioè proprio ti dobbiamo accanire oggi, Lello, grazie. Sei sempre un amico, Lello. Ecco qua. Ti intervisteremo anche di notte. Che cosa c'è? Formaggio di tofu. È prosciutto di soia. È crudo con tanto grasso. Questo ha detto Lello. Mi dai un formaggio che non mi fa andare di corpo? Esatto. E questo è senza caccosio. Senza caccosio. Perché è intollerante al caccosio. Vabbè, grazie Lello, grazie. Ma non è vero che è il mio panino, diciamolo. Non è il mio panino. Stefania, è di Pietro il panino. Ecco, grazie Lello. Allora, Stefania, apri gli occhi, Stefania. Ecco. Che panino che grazie, ha fatto. Grazie ragazzi. Ok. Sappiate che morirete presto tutti quanti. C'è stata una discussione in famiglia, intanto poi ne parleremo. Ok. Si è rotto un matrimonio e quindi sono libero. Andiamo. Qui è... Buongiorno signora. Eccola, buongiorno. Stiamo regalando una tazzina. Tazzina da caffè oggi. Tazzina da caffè. Sì. Una. Volevo solo chiedere che cosa cucina oggi, basta, solo questo. Niente, dieta. Ma gliela regaliamo la tazzina da caffè, gliela regaliamo. Non vuole la dieta. La signora non vuole. Ma fa due. Eppure Ferrarini oggi ha dato bella. Guardate, queste sono di vetro di Murano, Cioè, non è che sono di vetro così. Io al posto delle persone che guardano la trasmissione sarei sceso da casa oggi. Assolutamente.
Quindi, ecco, la crisi, parliamo della crisi. Sì, c'è la crisi, c'è la crisi. E è come in una scatola magica, che uno, due, esce? Tre, esci, eccola qua! Eccola qua. Senti, vorremmo sapere che ne pensi del ruolo del grezzo del Tagadà, cioè quello che balla in mezzo al Tagadà. Bellissimo. Cioè, bellissimo. Ci potresti far vedere come balla il grezzo del Tagadà? Tipo così. Ho la voce, nel frattempo balli e Fosomani. Fosomani getto la sella casa, ultimo giro, ultima corsa. Venendo a provare il gioco che vi ribalta dall'alto verso il basso, venendo a provare il gioco alla Smerz. Esatto. Fantastico. Questo è il grezzo. Qual è il tuo gioco preferito del Luna Park? Le macchine da scontro. Le Tunzi Tunzi. Le macchine Tunzi Tunzi. Attenzione, tu la macchina numero 3, fai piano. È vero, è vero. Con gli occhiali, la lampada fatta. Ma si acciaffava. Ma è un film di Fellini, si acciaffava sulle macchine. Ti ricordi che si acciaffava? Sì. Io mi ricordo che si acciaffava sulle macchine da scontro. Sembra la ragazza... che ti guardava anche lei ha acciaffato a Pasquetta, mi dicono. Come questa cosa? Beh, dai, di la verità, dai, dove sei stata a Pasquetta? Sono stata a Rodi con mia mamma, mio padre e la mia famiglia. E con chi ha acciaffato? Con chi ha acciaffato? Non lo so. Chiedicelo a lui. È arrivata una voce. La voce di corridoio vuol dire che è vero. Dai, chi è? Di quale corridoio? Quello a destra dei detersivi o quello a sinistra delle merendine? Quello della mia faccia. I detersivi. No. Vabbè, me dai, di la verità, è acciaffato. No. Ma... Ma pensi che acciafferai molto presto? Che ne so. Cioè, accadono. Il tuo tipo ideale, attenzione, il tuo tipo ideale è più simile a Giuseppe o a Bombolo? Questa è una bella domanda. Allora, diciamo che è più simile a Giuseppe, però poi c'è Bombolo dall'altra parte che non mi dispiace, quello è il mio orso. Ecco. Capito? Quindi è un mix tra Giuseppe e Bombolo. Ma lei per Bombolo intende Lello? Io per Bombolo intendo Lello, perché lui è il mio orso, io sono Mascia. Ah, ecco, Mascia è orso, vabbè. È l'orso. Vabbè, Mascia a perdere, Mascia. Che bel momento della televisione, che bel momento. Nel frattempo c'è una signora che è quasi in pole position per vincere una tazzina da caffè, attenzione. Andiamo a vedere dov'è. Camminiamo con camminata da gallo. Forza ragazzi, andiamo a vedere dov'è la signora. Eccoci qua. Eccola. Buongiorno signora. Signora! Regalo questa mattina per lei. È stata sorteggiata per vincere una tazzina da caffè, ma ci deve rispondere a una domanda. Attenzione, occhio, lei quanto ne sa di geografia? Io avrò mezzo alfabeta, non lo faccio quando sono. Ah, lei è analfabeta, quindi dice quella. Ah, no, non ci credo. Però fai i conti di soldi. Allora facciamo due cose. La mamma compra due mele, ma camminando passa Giuseppe e ruba una mela. Quante mele rimangono? Ma ha vinto una tazzina. E quindi ma... a questo punto la morale della storia qual è? Che chi si mangia i mel e chi si gela i dienti. Esatto. Signora lei? Di Foggia. Sono nativa di Montaguto, però... Di Montaguto, ecco. Montaguto. Da sono stata a Foggia. È vero. Dove sta pane buono? Io ogni anno faccio tutta la stagione. Poi ci sta la fondana, Usurienz. No, è acqua buona, è pane buono, è aria buona. E le donne sono pure belle, no? Non c'è nessuno, stanno tutti vecchi. Sono tutti vecchi. Chiedete alle donne di Montaguto chi sono io. Vabbè. Lei è sposata? Io sono vedovo, sono 45 anni che sono vedovo. Oh, mannaggia la miseria. Sono rimasto vedovo a 37 anni. Ci dispiace. Ho cresciuto 8 figli. Mado, cioè, merita un'altra tazzina, così se viene sua figlia può prendere il caffè insieme. Merita anche un complimento da parte nostra per quello che ecco, è vero, perché come si dice, una mamma però, può cambare 100 figli, ma 100 figli non possono cambare una mamma. Un figlio di 57 anni. E quello là ha cresciuto tutto piccolo, ma rimasto piccolo da 15 mesi e l'ha cresciuto tutto quanto, ha toccato, non dice mancamento. Lavoratore e tutte cose. È onesti. Grazie signora. Brava signora, lei è l'esempio della mamma. Sono andata a lavorare onestamente, buono bene tutto quanto. E faccio bene a tutti. E le vogliamo bene anche noi, le abbiamo regalato due tazzine al posto. Onestamente oggi il governo le dà una pensione piccola così. È vero?
Quanto le dà di pensione il governo? 600 Cioè, che si fa con 300 euro? Ma vi rendete? Mio marito aveva 300 euro ogni 10.000. Mamma. 300.000 lire ogni 10.000. È vergognoso, è vergognoso. Onestamente il governo, una signora che ha fatto tutte queste cose, gli dà questa bella pensione. Grazie. Sì, no, ma grazie. Facciamo cambiare le banche noi, facciamo sì, cambiare le banche. Grazie signora. Grazie buona signora giornata. E complimenti, complimenti. Buongiorno. Buongiorno. Regalo. Le regaliamo una tazzina da caffè oggi. Eccola qua. Bello. Gliela regaliamo. Grazie. Come si chiama? Gina. Gina, di dov'è? Sono straniera. Straniera di dove? Sono moldava. Moldava. Oh, fantastico. Qui stanno aprendo la Moldavia esatto. Dalle nostre parti, lo esatto, sai? Lo sa, sì. Lo sapevo. Ecco. Che cosa fa di bello qui in Italia? Che faccio? Sto lavorando. Sta lavorando e questa è già una grande cosa. Dove lavori? No, in una famiglia. In una famiglia, ok, perfetto. È un bel lavoro, insomma. Quello che chiediamo, in Moldavia. In Moldavia si beve lo stesso caffè che si beve da noi o è più buono qua o è più buono lì? Il caffè italiano non ha paragone. È meglio, è meglio. Certo che è meglio. Oh. Perché là se non si discute sul caffè italiano. Non si discute sul caffè italiano. Perciò noi le regaliamo la tazzina da caffè. Perché il caffè non si regala per il caffè. Se no, che caffè? Dopo ce l'andiamo a fare il caffè che abbiamo la macchinetta. Ma qual è un piatto tipico moldavo? Moldavo. Che fa invidia all'Italia. No, beh, invidia l'Italia. Non è. Però un piatto che a te piace. A me piace. Tra noi si usa, sai, i brodi, diciamo, i brodi con la pasta fresca. Quindi. La semola battuta, diciamo. Con la semola battuta? No. Battuta? No, no cioè, che pasta fresca avete in Moldavia? I troccoloschi? No, orecchieschi. Una sorta di linguine fatte a mano, diciamo. Ah, ecco, sì. No, da quanto tempo è in Italia lì? Io, 5 anni. 5 anni, parla meglio degli italiani. Sì, allora sono molto bravi. Ha una lingua, fa una dialettica fantastica questa signora. E in Moldavia che cosa faceva? No, in Moldavia ho finito l'università e poi sono venuta in Italia. Ah, bene, bene. Ti auguriamo tutto il meglio nella nostra nazione, sperando di arrivare, diciamo, a prendere tanti soldi prima di arrivare in pensione, perché qua non le pagano le pensioni. Cioè, prima della pensione torniamo tutti se in Moldavia. Già siamo fortunati. Anzi, ora diciamo il vero motivo di questa intervista. Non è che c'è un posto di lavoro per noi in Moldavia. Sì, perché noi cioè, stiamo inguaiati. Ma io stavo pure io là. Ma però il clima dove è meglio? Ma il clima è meglio qua, a me. Sì, che poi d'inverno là si gela. Si gela. Cioè, qual è la cosa più bella dell'Italia? Il mare, i paesaggi proprio. I paesaggi, cioè tipo il Gargano, per esempio. Certo, proprio qua in Puglia sono bei posti. Fantastico. Vogliamo, seconda tazzina regalata alla signora. Vogliamo concludere la missione dicendo una cosa importantissima per noi qui, che è fondamentale per Ufoggia lo squadrone. Guardando la telecamera. Ufoggia lo squadrone, l'ha detto. Grazie alla signora. Grazie. Gina. Gina. Vabbè, Gina, ma è moldavo, mica Gina. No, ho detto italiano perché poi chiedono, è italiano come si dice? E in moldavo? Zina, con la Z. Zina. 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 Ah, è bello Zina però. Mi piace è più bello Zina di Gina, detto da noi. Io. Grazie signora. Ma perché possiamo dire vasina. Esatto, però non possiamo dire va Gina, esatto. Capito? Cioè, quindi possiamo grazie, dire va signora, allora, grazie Gina. Siamo felicissimi di averla conosciuta. Buona giornata. Buona a questo giornata, punto, dopo Vasina, possiamo tranquillamente salutare. Di bufala caseificio primavera. Oh sugar, don't you cry. Hey child.
Dietro delle tagliatelle così ci sono sempre delle ottime uova fresche, di galline ovaiole libere di razzolare a terra e che si alimentano con cereali di qualità, fin da pulcini. Dietro il sapore di ogni piatto c'è tutto il sapore delle naturelle, vere uova italiane. Ecco il nuovo numero di Convi Magazine, ancora più ricco, con spazio casa, scegliere un elettrodomestico, classe energetica e altri parametri. Lifestyle, multitasking, il rovescio del fare più cose contemporaneamente. Nutrizione, una buona tazza di tè, da sempre la bevanda della salute. Cucina, il 2016 è l'anno dei legumi, polpette di ceci e spinaci al sugo. Forza Foggia, Lino Le Foggia anni 90, cantalo ed esultalo con noi. E in più gossip, news, attualità, eventi, mostre, sagre della nostra provincia e non solo. Tutto questo ed altro ancora solo su Convi Magazine. There they go.